Casi e declinazioni. La lingua latina funziona in base a questi due principi fondamentali, i casi e le declinazioni. Vediamo insieme di cosa si tratta. Alcune definizioni preliminari. Che cosa intendiamo per caso? Che cosa intendiamo per declinazione? Si definisce caso la funzione logica che un nome assume all'interno della frase. La funzione logica in latino è espressa dalla desinenza, cioè dalla parte terminale del nome. Si definisce declinazione l'insieme o schema base delle funzioni logiche che un nome può assumere in una frase nella lingua latina. I casi, cioè le funzioni logiche codificate nella lingua latina e che un nome può assumere all'interno di una frase, sono in numero di 6 e hanno denominazioni precise che dovrai memorizzare. Quali sono dunque i casi in latino e a quale funzione logica corrispondono? Il primo dei 6 casi è il nominativo, corrisponde alla funzione logica del soggetto, cioè di chi compie o subisce l'azione, o dell'elemento all'interno della frase al quale è riferita una qualità, una condizione. Esempio, la fanciulla è dispettosa. La qualità è appunto il fatto di essere dispettosa. Il caso che esprime il soggetto è il nominativo in latino e la desinenza, nel caso di quella che vedremo sarà la prima declinazione, è la desinenza a breve, puella. Il secondo caso è il genitivo e corrisponde al complemento di specificazione, cioè specifica, precisa qualcosa della parola a cui si riferisce. Il latino esprime questo caso con una desinenza specifica. Nella prima declinazione, essa è ae, puelle. Puelle armilla pulcra est. Il braccialetto della ragazza è bello. Il terzo caso è il dativo e corrisponde al complemento di termine. Indica la persona, l'animale o la cosa alla quale è indirizzata l'azione espressa dal verbo. In latino, prima declinazione, questa funzione è espressa dal dativo e la desinenza caratterizzante. In questo caso è ae, matrona puelle armillam dat. La matrona dà il braccialetto alla ragazza, puelle. Il quarto caso è il caso accusativo e corrisponde al complemento oggetto. Indica l'oggetto a cui è diretta l'azione espressa da un verbo transitivo. Matrona puellam laudat. La matrona loda la ragazza. In questo caso, l'accusativo, per quel che riguarda la prima declinazione, è espresso dalla desinenza am, puellam. Quinto caso è il vocativo, corrisponde al complemento di vocazione. È la persona, l'animale o la cosa personificata cui si rivolge direttamente il discorso. In genere è preceduta dall'interiezione o, ma è perfettamente riconoscibile dalla presenza di una virgola, dopo il nome. Per esempio, come in questo caso, puella, virgola, mamman tuam ama. O ragazza, ama la tua mamma. Si noti che in latino, nella prima declinazione, lo schema che stiamo considerando, il vocativo coincide con il nominativo, cioè la stessa desinenza.
Infine, il sesto caso è l'ablativo, è il caso più complesso, perché può esprimere diverse funzioni logiche, tutte corrispondono in genere ai complementi indiretti, cioè al complemento di causa, al complemento di mezzo. Se accompagnato da preposizioni specifiche, l'ablativo può esprimere, per esempio, il complemento di stato in luogo, vari complementi di luogo. In questo caso, nella frase che abbiamo scelto, il ablativo esprime il complemento di compagnia perché preceduto dalla preposizione cum, matrona cum puella in erba sedet. Puella è ablativo perché esprime un complemento indiretto, il complemento di compagnia, e l'ablativo in genere ha la stessa desinenza del nominativo A, con la differenza che questa A è lunga, è contrassegnata in genere dal segno di lunga, la stanghetta sulla vocale A. Che differenza c'è tra A breve e A lunga? Come abbiamo detto in classe, il latino è una lingua quantitativa, si basa cioè sulla quantità delle vocali. A col segno di breve indica che la vocale corrisponde a un'unica misura, quella. A col segno di lunga indica che la vocale ha una durata doppia, cioè puella. Rivediamo. Puella, nominativo, la ragazza, soggetto. Puelle, genitivo, complemento di specificazione, della ragazza. Puelle, dativo, complemento di termine, alla ragazza. Puellam, accusativo, complemento oggetto, la ragazza, complemento oggetto. Puella, vocativo, complemento di vocazione, o ragazza. E infine, sesto caso, puella, ablativo, vari complementi indiretti, a causa della ragazza, per mezzo della ragazza, eccetera.